Presidente, correva l'anno 2015. È una mattina ricca di soddisfazione quella che segue una lunga notte di lavoro. Ieri sera la maggioranza ha finalmente accolto le richieste del Movimento 5 Stelle, votando in Commissione Ambiente e Territorio alcuni emendamenti per ciò che concerne la legge delega per la riforma del codice appalti. Lentamente, come una goccia che giorno dopo giorno scava la pietra, il gruppo di portavoce 5 Stelle in Commissione Ambiente è riuscito a far passare alcuni concetti cardine del nostro mandato. Onestà. Il nuovo codice rappresenterà un punto di svolta nella lotta alla corruzione. Trasparenza. Gli atti dei singoli appalti, flussi finanziari compresi, dovranno essere pubblici. Tutela del territorio. Coinvolgimento delle comunità locali nelle scelte che riguardano i territori di appartenenza. Grazie a due emendamenti che ho presentato saranno rafforzate le procedure di gara, gli affidamenti e i resoconti anche per le società in-house, per le quali si definisce chiaramente l'obbligatorietà della trasparenza e della pubblicità degli atti. La rivoluzione non finisce qui. Come gruppo abbiamo incassato vittorie anche per emendamenti che rappresentano di fatto un punto di svolta nella lotta a tangenti e corruzioni. Il principio del massimo ribasso nelle gare d'appalto sarà fortemente limitato con l'eliminazione delle offerte anomale. I controlli sui subappalti saranno molto più stringenti. Verrà introdotto il criterio di rotazione nella definizione delle modalità d'affidamento e le stazioni appaltanti dovranno pubblicare online i flussi finanziari relativi agli appalti a conclusione dei lavori. In questo modo sarà possibile per chiunque seguire il flusso finanziario, quando preventivato, quanto incassato, quanto speso e soprattutto perché legato alla realizzazione di un'opera pubblica. Verrà premiato chi denuncia fenomeni corruttivi negli appalti, le varianti in corso d'opera saranno limitate e verificate se non esplicitamente giustificate. Saranno infine posti paletti ai conflitti di interesse tra progettisti e stazioni appaltanti. Onestà, trasparenza e tutela del territorio, concetti che grazie al lavoro dei portavoci 5 Stelle stanno a poco entrando nell'agenda dei lavori delle nostre Camere. Avete presente la teoria del piano inclinato? Questa corsa non si può più fermare. Ecco, Presidente, queste parole non sono mie. Io non avevo più parole per dire la pericolosità di questo provvedimento. Quindi ho preso a prestito quelle del collega Massimo De Rosa, che nella scorsa legislatura ha provato a dire, come me, quanto sia sbagliato intervenire per decreto legge sul testo unico in materia di edilizia. Ora, il cosiddetto decreto sblocca cantieri mette nero su bianco tutto ciò che nella scorsa legislatura veniva denunciato e combattuto. Del collega De Rosa avrei voluto condividere la soddisfazione per essere riuscita a modificare e migliorare questo decreto, ma purtroppo non c'è stato spazio né tempo per il confronto e la condivisione. Mi sembra che il piano inclinato lo abbiate ribaltato e che la corsa sia finita addosso a un muro. È sempre più manifesta, Presidente, l'impossibilità di governare insieme per Lega e 5 Stelle, ma anche la determinazione e la forza con cui invece insieme riescono a distruggere. La sospensione prevista nel decreto cosiddetto sblocca cantieri riguarda norme di assoluta rilevanza, norme nate per rispondere ai fenomeni corruttivi e di malaffare che troppe volte nel nostro Paese abbiamo registrato sul fronte dei lavori pubblici. La centralizzazione delle stazioni appaltanti, il divieto dell'uso dell'appalto integrato, la nomina dei commissari dall'albo. Cioè, siccome non siete in grado di decidere in accordo, decidete di non decidere, limitandovi a sospendere le regole. Tana liberi tutti. Un vero capolavoro. Questo decreto allungherà di qualche mese la vita del governo, ma metterà a rischio la vita di migliaia di lavoratori dell'edilizia, visto che i costi della sicurezza rientreranno nell'offerta generale senza un minimo di trasparenza. Un oltraggio per i 303 morti sul lavoro già registrati nel 2019, di questi il 14,7% nel settore delle costruzioni. E poi c'è il massimo ribasso, tanto vituperato nella precedente legislatura. Ora, grazie a voi, qualsiasi lavoro fino a 5 milioni di euro può essere affidato indistintamente o con la regola del massimo ribasso o con il sistema dell'offerta più vantaggiosa, disciplina questa, che porterà le stazioni appaltanti a non fare alcuno sforzo per cercare la qualità e a utilizzare sempre la fattispecie del massimo ribasso. Il divieto di appalto integrato si sospende per 2 anni, gli obblighi per i general contractor vengono cancellati. E poi la scelta di nominare i commissari straordinari che operino in deroga al codice degli appalti, l'aumento delle stazioni appaltanti che affidano di fatto lo sviluppo territoriale infrastrutturale alle infiltrazioni del malaffare nella realizzazione delle opere pubbliche. Inoltre non si può
che rilevare, come richiamare e rilanciare la pratica del silenzio assenso, anche in relazione ai nulla osta relativi ai beni paesaggistici culturali, rientri in un vecchio armamentario che si riteneva superato, come quella di scomprimere da 60 a 30 giorni il termine perché i cittadini possano esercitare appieno il loro diritto alla partecipazione, avendo il tempo necessario per poter redigere proprie osservazioni proprio su quelle grandi opere che hanno maggiore impatto ambientale, sociale ed economico. Questa è la vostra partecipazione. Questo però, Presidente, è anche il decreto delle occasioni mancate. Avevamo l'occasione davvero di occuparci di rigenerazione urbana, fermando il consumo di suolo e di economia circolare, facendo ripartire gli impianti che sono assolutamente necessari a portare il Paese fuori dall'emergenza rifiuti ed invece a rafforzare un'industria innovativa e di qualità. Ed invece anche sulle disposizioni che prevedono la cessazione della qualifica di rifiuto è del tutto evidente che siamo di fronte a un compromesso al ribasso. La disposizione fa infatti riferimento a una norma del 1998, senza tenere in conto di ciò che è successo negli ultimi 20 anni nel Paese in questo settore. L'effetto che si potrebbe ottenere da questo compromesso al ribasso potrà essere assurdo se non ridicolo, perché potrà avvenire che ciò che è permesso in Veneto non lo sia in Lombardia, una sorta di autonomia differenziata dello sviluppo industriale del Paese. Un altro aspetto da non trascurare riguarda la rigenerazione urbana, così come proposta è poco chiara e contraddittoria, non si comprende quale direzione si voglia prendere, poiché si prefigura la modifica dei famosi standard urbanistici, in particolare si interviene sui limiti di distanza di edificazione fabbricati in contesti cittadini e lo si fa con delle disposizioni che addirittura appaiono contraddittorie tra di loro. L'unico auspicio che noi possiamo farci, Presidente, è che gli eventuali danni in conseguenza delle disposizioni in esame, che abbattono alcuni punti cardine imposti in passato non per furore ideologico, bensì per una tutela collettiva, non siano eccessivi e che il Paese non debba pagare caro il malsano patto in atto tra le forze della maggioranza. Non so se è chiaro. Il cosiddetto decreto sblocca cantieri non farà ripartire i cantieri né aumentare i posti di lavoro. In compenso darà una bella accelerata di illegalità, corruzione e insicurezza per i lavori nei cantieri, per i lavoratori nei cantieri e per i cittadini che usufruiranno delle opere realizzate. In Commissione Ambiente abbiamo fatto finta di fare le audizioni, ben sapendo che in realtà il Governo e la sua maggioranza è sordo e avrebbe posto la fiducia sul provvedimento. Quello che abbiamo potuto fare è parlare in un microfono in Commissione e ora in Aula, affinché rimanga agli atti che le parti sociali e l'opposizione avevano posto questioni di sicurezza, qualità delle opere, legalità e regole. Il gruppo LeU, di cui annuncio il voto contrario al provvedimento, aveva presentato degli emendamenti che andavano nella direzione di migliorare questo decreto, ma non c'è stato da parte della maggioranza la voglia né c'è stato dato il tempo di discuterli. Sono stati bocciati a batteria in commissione e nemmeno sono arrivati in aula. Altro che governo del cambiamento. Qui si torna alla legge obiettivo di lunardiana memoria. La Lega governa e comanda con i voti dei 5 Stelle. Complimenti. La Lega, presentando il decreto legge sblocca cantieri, ha riproposto la sua filosofia ben chiara, quella della legge obiettivo. L'unica cosa che è cambiato è uno degli attori. Prima c'era Forza Italia, ora sostituita dall'attor giovane Movimento 5 Stelle. Ah no, chiedo scusa, ora voi lo chiamate contratto di governo, prima invece lo chiamavate inciucio. Ha facoltà di intervenire l'onorevole Butti, prego. Grazie Presidente. Su questo testo il nostro voto non potrà essere favorevole e siamo anche dispiaciuti.